tanto pubblico presente ieri negli impianti di Padelmania a Pescara, nei pressi del porto turistico. Nel centro sportivo si sono ritrovati tanti ex calciatori che, tra un sorriso e l'altro, si sono dati battaglia nei campi di padel. Immancabile la caccia al selfie da parte di quei fortunati che sono entrati nella struttura o che sono riusciti ad avvicinare alcuni idoli al momento dell'ingresso. Tutti ospiti dell'ex azzurro ed ex CT dell'Under 21 Gigi Di Biagio e del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, e presenti per una nobile causa. Il ricavato dei biglietti è stato devoluto in beneficenza all'AGBE. Da Francesco Totti a Daniele De Rossi, da Luca Toni a Dario Marcolin, da Cristian Vieri a Thomas Locatelli, da Cristiano Doni a Massimo Paganin, Cristian Panucci, Roberto Baronio, Massimo Maccarone, Roberto D'Aversa, Luca Liverani, Marco Parolo, Alessandro Matri, Stefano Fiore, Stefano Mauri, Vincent Candelà, Mauro Esposito, Stefano Torrisi, il tecnico del Pescara Luciano Zauri e tanti altri. Non ha mancato l'appuntamento, nonostante gli impegni mattutini, anche il CT azzurro Roberto Mancini. Presente, ma senza partecipare, Eusebio Di Francesco, che però la prende con filosofia. Purtroppo i miei guai fisici, la vecchiaia mi impone il fermo, come si suol dire, no? Sono stato invitato anche perché sono molto amico sia del presidente di Daniele che di Gigi. Hanno fatto veramente un bellissimo evento con grande partecipazione, anche facendo beneficenza, per quello è un grosso piacere essere qui, partecipare anche non giocando. Ma come se la cava con il padel, Eusebio Di Francesco? Mi diverto, mi piace, però riesco a fare poche partite durante la settimana perché le ginocchia, un po' le anche, un po' tutto, dai. Quello che abbiamo dato prima nel calcio non ci permette di poter giocare tantissimo. Il torneo è stato vinto dalla coppia composta da Roberto Baronio e Alessandro Budel, i quali hanno battuto in finale Alessandro Matri e Stefano Fiore. Tra i tanti sorrisi anche un pensiero al campionato di Serie A, che domani emetterà il verdetto più atteso, lo scudetto. Milan favorito o no? Direi di sì, ampiamente. Se l'è meritato, perché è sempre rimasto attaccato al vertice della classifica. È un paio d'anni, sono 3 anni ormai che sta lavorando nella maniera giusta, adesso sta raccogliendo dei frutti. È vero che l'Inter ha perso delle chance importanti di poter agganciare lo scudetto, però i campionati sono belli questi proprio perché i campionati sono belli per questo, perché c'è la possibilità sempre fino in fondo di potersela giocare.